Buongiorno a tutti, se siete passati in questo canale per la prima volta, benvenuti, se invece già è più di una volta che tornate in questo canale, bentornati. Io sono Alessia e in Pronti Valigie Via normalmente vi parlo di due temi, viaggi in famiglia con bambini e quando non viaggiamo vi parlo sempre di attività da fare su Roma e dintorni in famiglia con bambini. Oggi voglio parlarvi di Vienna e voglio parlarvi del nostro viaggio. Abbiamo fatto un viaggio l'anno scorso a dicembre nel periodo natalizio e quindi vi parlerò di una Vienna basic, diciamo, cioè vi darò delle informazioni di base su Vienna, informazioni valide tutto l'anno, quindi servizi, che attrazioni offre, cosa c'è da fare in famiglia con bambini. Il valore aggiunto però di questo racconto sarà appunto parlarvi del Natale, quindi vi racconterò cosa c'è da fare a Natale, quali sono le attività principali del Natale e soprattutto vi racconterò dei mercatini del Natale. Iniziamo subito. Il primo argomento che voglio trattare è gli alloggi, quindi dove alloggiare a Vienna. Allora, Vienna è strutturata in questo modo, è divisa per distretti, in tutto ci sono 23 distretti, io comunque ne parlo in modo più approfondito nel blog. In questo video oggi non vi dirò esattamente ogni distretto a quale quartiere appartiene. Il primo distretto comprende tutto il centro storico, il secondo distretto ad esempio mi sembra che comprenda tutta la parte del Prater, che è il parco giochi più grande di Vienna, e quindi distretto numero 2 dal distretto numero 1 distano già una ventina di minuti di strada con i mezzi. Più ci si allontana dal centro, più i numeri dei distretti aumentano. Quindi centro storico è distretto numero 1, un pochino più distante dal numero 1 inizia il numero 2 e via dicendo. Chiaramente più ci si allontana dal centro e più magari si trovano degli alloggi un pochino più costosi o meno costosi. Dipende da quale distretto si seleziona per alloggiare. Allora, noi ad esempio alloggiavamo nel distretto numero 1 e più precisamente stavamo nel quartiere del municipio. Vi posso dire che è un quartiere centrale, un quartiere molto tranquillo, è un quartiere ben collegato sicuramente alle linee metro. In generale ogni distretto di Vienna è ben collegato al centro, quindi ci sono tanti mezzi pubblici, ci sono tante metro, ci sono tanti tram, quindi tutti i distretti sono ben collegati al centro. Noi alloggiavamo appunto, come vi ho detto, al quartiere municipio e ci siamo trovati benissimo. Potevamo raggiungere il centro storico, io per centro storico intendo la cattedrale di Santo Stefano, sia a piedi che con, mi sembra, una metro, con quattro fermate di metro arrivavamo proprio di fronte alla Basilica di Santo Stefano. Posso consigliare sugli alloggi è questo: intanto comunque la scelta di un alloggio dipende molto da fattori personali, quindi budget piuttosto che insomma altri tipi di esigenze. Noi abbiamo deciso di alloggiare in centro perché prima abbiamo trovato un'offerta, abbiamo prenotato con 6 mesi di anticipo Vienna, il nostro viaggio a Vienna, quindi abbiamo trovato un appartamento super spazioso, eravamo comunque 7 persone, abbiamo trovato un appartamento moderno, luminoso, un appartamento dotato di ogni comfort, quindi, e l'abbiamo relativamente pagato poco, quindi abbiamo trovato veramente dei prezzi vantaggiosi, però appunto la scelta dell'alloggio dipende da tanti fattori e dipende da esigenze molto personali. Quello che posso consigliarvi io è, viaggiando con dei bambini, fare un alloggio che sia molto vicino almeno ad una fermata metro. In questo modo sarà più facile comunque muoversi e magari raggiungere le diverse attrazioni. Noi infatti, come ho detto prima, dalla zona municipio, dal quartiere municipio, prendevamo solamente una metro, che è la metro U2, sarebbe la linea viola, e con 4-5 fermate di metro scendevamo alla linea U1, che è la linea rossa, e quindi ci trovavamo proprio davanti alla cattedrale di Santo Stefano, quindi super comodo. Noi abbiamo prenotato l'appartamento su Booking, ma si trovano tantissimi appartamenti e prezzi vantaggiosi anche su Airbnb. Un'altra cosa che voglio consigliarvi sull'alloggio è proprio la tipologia, quindi si può decidere se alloggiare in un hotel, si può decidere se alloggiare in un bed and breakfast o in un appartamento. Chiaramente Vienna, come qualsiasi città d'arte o comunque qualsiasi città importante, è una città molto grande, quindi ci sono tantissime strutture disponibili e sicuramente prenotando come abbiamo fatto noi con largo anticipo c'è una vasta scelta. Noi quando viaggiamo, soprattutto avendo una bambina piccola, preferiamo alloggiare in appartamenti.
appartamenti, perché l'appartamento ha tutte le comodità e soprattutto ha la cucina. Nel caso di Vienna potevamo decidere se rimanere a pranzo a casa piuttosto che cena oppure portarci il pranzo da casa. Insomma, alloggiare in un appartamento è stata una soluzione davvero davvero comoda. L'appartamento ha tantissimi vantaggi. Una volta che si effettua il check-in, il proprietario dà le chiavi in mano e quindi poi non ci si rivede più, c'è più autonomia, può cucinare, c'è più libertà in generale. E poi l'appartamento ha anche un altro vantaggio: se condiviso con altre persone, comunque comporta anche un notevole risparmio. Noi, ad esempio, eravamo un gruppo di 7 persone, abbiamo fatto un viaggio in famiglia e quindi abbiamo comunque condiviso l'appartamento e ognuno ha pagato la propria parte, quindi abbiamo speso poco anche per questo motivo. E poi l'appartamento contribuisce anche a risparmiare nel posto stesso che si visita, perché comunque si può decidere, come ho detto prima, se pranzare a casa o cenare a casa o comunque preparare qualcosa da casa e portarlo fuori. Noi, ad esempio, per non spendere troppo, abbiamo deciso di durante il nostro soggiorno di dividere la giornata in due, quindi se uscivamo la mattina e andavamo a visitare la città di mattina, magari restavamo tutta la mattina fuori, anche tutto il pranzo, quindi rientravamo diciamo verso il primo pomeriggio, comunque verso le 4. A pranzo stavamo fuori e magari andavamo in qualche ristorante o semplicemente andavamo a comprare qualche panino, magari a cena stavamo a casa buoni e tranquilli e si cucinava a casa. Un altro vantaggio dell'alloggiare in un appartamento sicuramente è portare la pappa pronta per i nostri bambini. Io, a proposito di questo, voglio darvi un consiglio perché mi sono trovata molto bene con un oggetto. Lo scaldapappa è dotato di un cavo che si può attaccare a qualsiasi presa, quindi l'ho utilizzato tantissimo. L'ho utilizzato in aeroporto e l'ho utilizzato quando andavamo in giro per Vienna, se il bar o nei ristoranti, quindi l'ho utilizzato tantissimo. E dentro lo scaldapappa mettevo semplicemente la pasta di Rebecca, il suo pranzo o la sua cena, e in questo modo mi assicuravo che lei almeno avesse qualcosa di pronto e qualcosa che sapevo che le sarebbe per certo piaciuto. Quindi se andavamo appunto a mangiare fuori, magari noi una volta siamo andati a mangiare in un ristorante tipico viennese, io non ero sicura che a lei piacessero le cose tipiche di Vienna, e quindi ho portato la sua pappa e ero tranquilla, quindi ero tranquilla perché in ogni caso lei avrebbe mangiato. Un altro suggerimento che voglio darvi sugli alloggi è di trovare appunto un alloggio che sia il più vicino possibile ad un supermercato, ad un mini market o ad un alimentari. Magari ecco, prima di partire ci si può studiare un po' la cartina e si può capire più o meno che distanza c'è tra l'appartamento e un supermercato. A proposito di supermercati, passiamo al secondo consiglio, quindi proprio i supermercati a Vienna. Allora, prima di partire mi sono iscritta a vari gruppi anche su Facebook in cui ho conosciuto delle persone che stavano per partire per Vienna oppure persone che erano tornate, e su questo gruppo le domande più frequenti erano: dove posso andare a fare la spesa a Vienna, che supermercati ci sono? Quindi cerco di rispondere a queste domande, ma non ho potuto fare delle riprese all'interno del supermercato. Comunque, di sicuramente più frequenti da trovare a Vienna si chiama Billa ed è proprio una catena di supermercati, ce ne sono tantissimi in giro per la città. Noi appunto alloggiavamo in zona municipio e ci trovavamo proprio a 5 minuti a piedi dal primo supermercato Billa. Di fronte a questo supermercato Billa ce n'era poi un altro che era un supermercato biologico, e non sono riuscita, come ho detto prima, a fare delle riprese all'interno di questo supermercato, però i prodotti sono gli stessi che abbiamo noi nei nostri supermercati, cioè non c'è niente di diverso. L'unica differenza sta nei prezzi, perché ci sono dei prezzi abbastanza alti, però ci sono gli stessi prodotti. Noi abbiamo trovato di tutto, abbiamo trovato formaggio, abbiamo trovato carne, di tutto di più. Magari ecco, gli affettati non sono proprio gli stessi che abbiamo noi, magari loro hanno un pochino più di affettati affumicati, però insomma tutto sommato c'è di tutto, si trova tantissima verdura, tantissimi dolci, il pane, insomma di tutto di più. Quindi non abbiamo avuto problemi a fare la spesa. Un altro consiglio che voglio darvi sul tema spesa è questo: noi di solito quando viaggiamo mettiamo sempre in conto eventuali magari ritardi aerei, piuttosto che non so, eventuali problemi che ci possono un po' far sballare il nostro itinerario di viaggio. Quindi proprio per questo quando siamo arrivati a Vienna il primo giorno noi abbiamo avuto un ritardo aereo di 2 ore alla partenza, quindi il nostro aereo è decollato con 2 ore di ritardo. Siamo arrivati a Vienna ovviamente con 2 ore di ritardo. Avevamo
programmato di arrivare a Vienna all'ora di pranzo, invece tra una cosa e l'altra siamo arrivati all'alloggio alle 5 di pomeriggio. Rebecca stanca morta, noi stanchissimi, abbiamo dovuto fare tutto di fretta perché abbiamo dovuto disfare le valigie, comunque sistemarci, orientarci un minimo e poi alle 7:30 avevamo prenotato un concerto gospel alla Chiesa Votiva, che è una chiesa che si trova a 5 minuti di distanza dalla zona municipio. Quindi per quanto riguarda appunto il tema alimentazione e cibo, volevo consigliarvi di portarvi sempre un qualcosina da mangiare in valigia. Noi l'abbiamo fatto a Vienna, lo abbiamo fatto anche quando siamo stati in Sardegna la scorsa estate e ci siamo trovati sempre bene in questo modo. Quindi portare qualche prodotto alimentare in valigia e sapere che si può comunque prendere nel momento del bisogno e si può cucinare subito e comunque sapere di non dover subito uscire per andare a fare la spesa, trovo sia una comodità assoluta. Noi, ripeto, l'abbiamo fatto nel caso della Sardegna, l'abbiamo fatto nel caso di Vienna e infatti abbiamo avuto questo problema alla partenza. Quindi tra una cosa e l'altra ci siamo sistemati nell'appartamento che erano le 5:30-6 e quindi la comodità assoluta è stata non dover uscire per andare a fare la spesa perché di avere in valigia quelle due o tre cose da mangiare in scatola. Io principalmente ho portato la passata di pomodoro, delle lenticchie, comunque tutti principalmente prodotti in scatola, un po' di pastina, un pacco di pasta e altra cosa da mangiare comunque per Rebecca. E poi abbiamo portato anche l'olio e il sale monouso, quindi ci siamo trovati benissimo perché appunto la prima sera abbiamo potuto cucinare per tutti, perché io in realtà avevo portato un pacco di pasta che andava bene per tutti. Quindi abbiamo fatto un semplice piatto di pasta al pomodoro, però abbiamo mangiato tutti e soprattutto non siamo dovuti uscire a fare la spesa e quindi abbiamo potuto mangiare alle 7:30 di sera e poi siamo subito usciti per andare ad assistere al concerto gospel. Quindi portare qualcosa da mangiare trovo sia utilissimo, soprattutto se si hanno appunto bambini piccoli. Passiamo adesso al terzo consiglio su Vienna e quindi attività per bambini. C'è un museo carinissimo che si chiama il Museo delle Illusioni, che si trova in centro, più o meno all'altezza della pasticceria Demel, che è una delle pasticcerie più famose di Vienna, ed è un museo carinissimo. Un museo piccolo e si visita in mezz'oretta, però è un museo adatto anche a bambini piccoli di 3 anni, cioè magari i bambini di 3 anni non capiscono proprio perfettamente il tipo di illusione di quel gioco X, però si divertono perché poi ci sono tanti altri bambini, comunque c'è colore, ci sono tanti giochini, quindi insomma è un'attività interessante e divertente. Poi un altro museo carino per bambini che però noi abbiamo trovato chiuso, Dom Museum, che è il museo della tecnica ed è sempre un museo che si trova comunque in centro storico. Noi l'abbiamo trovato chiuso perché volevamo andarla a visitare, mi sembra il 25 dicembre. Purtroppo il 25 dicembre questo museo era chiuso e quindi la nostra scelta è ricaduta sul Leopold Museum. Ovviamente il Leopold Museum non è un museo per bambini, però insomma si possono portare tranquillamente. È un museo che si trova nella zona proprio dei musei, che si chiama Museum Quarter, ed è un museo dove ci sono opere di artisti famosissimi, artisti celebri, quindi principalmente è un museo adatto agli adulti, però insomma perché portare i bambini in questo museo? Sicuramente perché ci sono 3 piani e poi ci sono queste sale molto molto spaziose, molto ampie, quindi insomma portare dei bambini anche muoversi con il passeggino sarà facile all'interno del Leopold Museum. Poi ci si sposta da piano a piano sempre con un ascensore, è un ascensore molto capiente e poi all'ultimo piano di questo museo c'è una terrazza meravigliosa e un bar dove si può pranzare, c'è una vista panoramica meravigliosa su Vienna, quindi insomma magari alla fine di una visita si può pranzare, si può prendere un caffè, si può fare colazione, si può fare merenda e quindi insomma all'interno dell'Apple Museum si passa una bella mezza giornata. Un'altra attività per bambini è lo zoo di Vienna. Allora, noi non siamo molto amanti degli zoo, però lo faccio presente lo stesso anche perché è una delle attività più conosciute a Vienna, cioè uno zoo molto molto grande, frequentato da tantissime famiglie con bambini. Un'altra attività ancora è la scuola di equitazione spagnola. La scuola di equitazione spagnola si trova a fianco al museo Hofborn di Vienna. Noi abbiamo visitato il museo Hofborn, che è praticamente il museo di Sissi, dove ci sono anche gli appartamenti imperiali.
e la scuola di equitazione non abbiamo fatto in tempo a visitarla, però è un'attività da fare in famiglia. Mentre invece il museo Hofburn, anche quello non è un museo prettamente adatto a bambini, però comunque se ci si muove ad esempio con un passeggino è facile muoversi da un piano all'altro ed è facile comunque visitare questo museo con un bambino. E poi se sono insomma bambini dai 4 anni in su, magari ecco la visita sarà un pochino più veloce, però è carino perché c'è proprio l'audioguida che spiega tutta la storia della principessa Sissi, del museo, delle stanze imperiali, eccetera, eccetera. Quindi è un'attività carina. Un'altra attività carina per famiglie è il Prater. Il Prater è un parco naturalistico di Vienna, è uno dei più grandi ed è anche un parco giochi. Cioè non è un parco tematico, però all'interno di questo parco naturalistico c'è tanto verde e poi ci sono alcuni giochi, tra cui una ruota panoramica e altre giostre. Noi non siamo riusciti a visitarlo perché il Prater era parte leggermente più distante da casa nostra, ma comunque noi siamo andati principalmente per visitare i mercatini del Natale, quindi non abbiamo fatto in tempo a visitare il Prater. Avessimo avuto più tempo sicuramente lo avremmo visitato, però insomma il Prater è un'attrazione sicuramente da visitare in famiglia. Passiamo al quarto consiglio, adesso parliamo del Natale a Vienna e nel dettaglio parliamo dei mercatini, i mercatini cuoricini agli occhi. Si trasforma in una città mercato perché ce ne sono davvero tanti. Allora, in tutto i mercatini che organizzano a Vienna sono oltre 20. Io ho scritto un articolo nel quale maggiori dettagli su tutti i mercatini che organizzano a Vienna, quindi tutti gli indirizzi, con tutti i distretti di riferimento, tutti i nomi e anche tutti i prodotti che vendono all'interno di questi mercatini, un più di 20, quindi non potrei elencarli tutti in un unico video. Se vi interessa conoscere nel dettaglio più informazioni, andate a leggere il mio articolo sul blog e vi inserisco tutto in questo box. Vi dico i mercatini che ci sono piaciuti di più e quelli che ci sono rimasti un po' più nel cuore. Allora, il primo sicuramente è il mercato del municipio, che è il più grande, un mercato enorme, è uno dei più grandi di Vienna ed è anche uno dei più famosi. E all'interno di questo mercato c'è una ruota panoramica, ci sono delle giostrine per bambini, ci sta un trenino, c'è il presepe e ci sono almeno una cinquantina, se non di più, di chioschi. Chioschi di legno, carinissimi, tipici viennesi, una meraviglia. I chioschi presenti in questo mercato vendono di tutto, di più, vendono prodotti artigianali, vendono calamite, vendono abbigliamento, vendono dolci, vendono junk food, quindi vendono panini, vendono hot dog, vendono delle pagnotte calde dove dentro viene messo del formaggio filante, vendono dolci di tutti i tipi, quindi insomma il regno proprio del Natale e questo era uno dei mercati appunto che vedevamo spesso perché lo vedevamo sia quando andavamo in centro, ci passavamo proprio dentro e lo vedevamo al nostro rientro perché era proprio quello che stava dietro casa nostra ed è uno dei mercatini che ho apprezzato di più anche perché è il più, secondo me, è il più ricco e il più divertente, ci sono tantissime attività da far fare ai bambini. Poi altri due mercatini che mi sono sicuramente rimasti nel cuore sono il mercatino Freyung e il mercatino Hamhof. Allora, i due mercatini sono molto molto vicini tra loro, entrambi si trovano alle spalle del palazzo Hofburn, più o meno diciamo in linea d'aria sono molto vicini al Museo delle Illusioni e quindi noi abbiamo visto prima il mercatino Freyung e poi il mercatino Hamhof. Allora, entrambi sono spettacolari, sono piccoli, sono due tra i mercatini più antichi di Vienna, organizzati già 40-50 anni fa e vendono prodotti artigianali, quindi sono spettacolari e soprattutto sono collocati in due piazze meravigliose di Vienna, quindi sono due mercatini che vi consiglio assolutamente di vedere se visitate Vienna a Natale. Gli altri vi inserisco il link ai miei articoli così comunque potete dare uno sguardo se volete approfondire. Passiamo adesso al quinto consiglio e parliamo di temperatura. Fa caldo, fa freddo, si muore di freddo, si gela. Che temperatura fa a Vienna a dicembre? Allora, io non posso parlare in termini assoluti perché comunque noi abbiamo trovato un tipo di temperatura che magari fra un anno sarà completamente diversa o fra 10 anni sarà completamente diversa, quindi non parlerò in termini assoluti sicuramente. Però allora, a Vienna sicuramente fa freddo, ma è un freddo diverso da quello che siamo abituati, diciamo, a sentire in Italia, o comunque io parlo di me a Roma. E è un freddo un pochino più secco, è un pochino più pungente, però sicuramente dicembre non mi è sembrato un mese da gelo. Quindi, insomma, si può sopravvivere al freddo di Vienna e basta comunque coprirsi bene, ovviamente. Riguardo a questo, volevo darvi dei consigli per quanto riguarda anche l'abbigliamento. Allora, noi ovviamente siamo andati con
tutto abbigliamento pesante, quindi avevamo i maglioni, avevamo le magliette termiche, avevamo i leggings termici, quindi stesso abbigliamento che ho portato per me l'ho portato anche per Rebecca, anche per lei maglietta termica, leggings termici, e maglioni, e cappotti, ovviamente sciarpe, guanti, cappelli e chi più ne ha più ne metta. Una cosa che voglio consigliarvi importantissima per quanto riguarda i bambini, vedete i bambini, avete anche un passeggino, due cose fondamentalissime da portare sono la copertina da passeggino. L'anno scorso una copertina caldissima, una copertina impermeabile fuori e dentro rivestita di bambù, nella quale ovviamente non passa proprio l'aria. E poi un'altra cosa è portare un parapioggia, una pioggia che funzioni da rivestimento per il passeggino, sarà utile non solo per la pioggia ma anche per il vento, quindi anche se non piove, se magari c'è del vento, il parapioggia sicuramente protegge il bambino dal vento. Un altro suggerimento che voglio darvi sull'abbigliamento, sempre per quanto riguarda i bambini, è portare due cambi, due paia di scarpe anche quando si visita la città. Vi faccio un esempio: io normalmente quando portavo in giro Rebecca le facevo indossare gli UGG, che sono dei mini mammut rivestiti di pelliccia, sono estremamente caldi, però magari quando entravamo in qualche museo, i musei sono riscaldati all'interno e lei voleva comunque scendere dal passeggino, fare una passeggiata, non volevo farle stare il piedino al caldo, comunque farla sudare, e quindi le cambiavo scarpe, quindi io ho portato sempre un secondo paio di scarpe anche quando andavamo in giro a visitare Vienna. In questo caso quando lei insomma sentiva troppo caldo, magari quando stavamo in un ristorante o quando stavamo in un museo e sentiva caldo ai piedi, io le facevo indossare delle scarpe da ginnastica semplici, comode, leggere, e in quel modo poteva comunque tranquillamente camminare senza che il piede le sudasse. L'ultimo consiglio, cibo, quello che ci piace di più. Allora, cosa mangiare a Vienna? Ovviamente la cotoletta, la viennese, quella se andate a Vienna e vi piace la carne dovete assaggiarla assolutamente. A Vienna fanno queste cotolette giganti, cioè non scherzo, le dimensioni sono così. E principalmente la cotoletta viennese è a base di maiale, però penso si siano adeguati anche un po' alla richiesta di mercato, quindi fanno sia cotoletta alla viennese a base di maiale che la cotoletta di pollo. E sono cotolette non proprio leggerissime perché vengono fritte nello strutto, però insomma sono buone, quindi una volta tantum ci sta, e soprattutto se si va a Vienna se mangia la cotoletta. E poi un'altra cosa da mangiare a Vienna sicuramente sono i dolci, cioè Vienna è il regno dei dolci, è la regina dei dolci, quindi cioccolato, Krapfen, torta Sacher e strudel di mele. Io a Vienna ho mangiato lo strudel più buono della mia vita, non sto scherzando. Quindi dolci di tutti i generi, vi posso consigliare i Krapfen sono meravigliosi, sono i miei dolci preferiti, sono delle bombe soffici, farcite di marmellata principalmente, ma a volte in alcuni mercatini si trovano anche dei Krapfen farciti di Nutella, spettacolari. E poi Sacher e strudel alle mele sono buonissimi. Noi abbiamo mangiato sia la Sacher che lo strudel al Sacher Hotel, quindi spettacolari, e li abbiamo pagati un po'. Si fa pagare il Sacher Hotel, però insomma ha un nome, la qualità è ottima, eccellente, quindi gustosissimi, golosissimi, quindi andate al Sacher Hotel perché è davvero davvero buono. E io lì ho mangiato lo strudel più buono della mia vita, lo ricorderò per sempre. L'ultima cosa salata da mangiare a Vienna che dimenticavo sono le patate. Voi troverete tantissime ricette a base di patate, ci sono purè di patate fritte. Noi abbiamo mangiato un tortino di patate particolarissimo, non mi ricordo il nome, però è un tortino di patate con all'interno della carne e del formaggio, buonissimo, quindi insomma patate per tutti i gusti. E poi un'altra cosa da mangiare, se ovviamente se si visitano i mercatini, sono tutti questi chioschetti che vendono hot dog, panini con la salsiccia, hamburger, patatine fritte, quindi insomma da mangiare c'è ed è buono. Siete ovviamente a stomaco vuoto perché tornerete sicuramente con qualche chiletto in più. Bene, io spero di esservi stata utile anche con questi consigli, spero di avervi fatto come al solito viaggiare un po' con l'immaginazione, e fatemi sapere se i miei consigli vi sono stati utili, fatemi sapere con qualche commento se già eravate stati a Vienna, e mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti!